Eccoci qua, allora parlavamo della partita invece che si giocherà domani, quella fra Torino e Roma, abbiamo detto partita complicata per la squadra di Garcia a Torino, Luca, perché abbiamo detto che il Torino sta facendo ottime partite, la Roma viene da un momento non al massimo della forma, Marco diceva comunque la Roma potrebbe essere favorita, potrebbe essere un'occasione per risollevarsi, tu invece cosa dici? Beh, certo che potrebbe essere un'occasione per risollevarsi, perché dovesse fare risultato e senz'altro insomma, acquista autostima, fiducia. Qualche problema c'è anche nello svolgimento della manovra, perché hanno preso Dzeko come centrale. Prima si parlava di falso 9, la Roma giocava col falso 9. È arrivato la punta, il vertice alto, il famoso giocatore che fa da riferimento, però non è che siano cambiate le cose. Fanno sempre fatica a sviluppare gioco, manovra, in più dietro prendono dei gol assurdi, perché Rudiger è effettivamente. forte. Esatto, e Rudiger, anche Digne, che ha una buona corsa, dischetta tecnica, però si perdono ingenuità che poi costano care e alla fine ti fanno perdere dei punti. Quindi è senz'altro un'occasione per risollevare. Secondo me la Roma ha qualcosa in più, se dovesse rientrare Gervinho dal primo minuto, perché è in dubbio, ma credo che se appena appena ce la fa, venga schierato, anche perché, ripeto, i Turbe, Iago Falchi, non sono Gervinho e Sarà. Non sono all'altezza, anche qua c'è la coperta un po' corta, come nel caso del Napoli di cui parlavamo ieri. Comunque dateci un pronostico su questa partita. Jacopo, Quale? partiamo da te, su Torino-Roma? Sì. Toro-Roma. Ma 1-1. 1-1, Quindi un pareggio. pareggio, voi Io dico credete? 1-0 col Dzeko. Marco? 1-2. 1-2. Sono 1-2, tutti quindi. risultati diversi oggi. Esatto, no, questa è una cosa che è almeno divertente per vedere la In partita. assenza del Poi nostro c'è. No, Angelo c'è 2-2-2 e un X. Se 2-2. avanti c'è Dzeko, poi bisogna servirlo, tra le altre cose. Ma voi siete Perché convinti quelle che Dzeko, che. questo campione cannoniere straordinario, descritto Gli dai palloni di testa, secondo me, è uno che li mette dentro i gol e se lo sai servire. Certo che se cerchi da lui determinati scambi o lì ha delle grandi difficoltà, però tutte le volte che ha avuto i palloni di testa, anzi neanche sbagliati, perché Sì. neanche sbagliati, ma bisogna darglieli in Però io ripetizione sono se andato a hai. vedere per Dzeko, sono andato a Non ha mai vedere fatto tantissimi gol. esatto, a parte un anno al Wolfsburg che ha fatto 24-25 gol, poi è un giocatore da 10-12 gol Sì, all'anno. perché lui fa salire la squadra, fa Fa anche un po' il l'autobosco, gioco fa. sporco, diciamo. La Sì, Roma, esatto. quando l'hanno preso, loro cercavano il centravanti a 30 gol all'anno. Sì, però Jacopo, abbiamo fatto già questo discorso. Probabilmente sperano nelle Un attaccante somme. oggi costa 70-80 milioni di euro. Se ne hai pagato 18, È suo, Però, è scusate, non è che il motivo cappotto c'è. dell'OVS per fare un La nome uguale a Roma era Corneliani, su, visto che spariamo non è delle. perché sono due giocatori che giocano al Milan, però la Roma ha avuto in mano Luis Adriano e Bacca, erano più utili loro, più funzionali loro Sì, per ma Bacca Roma. costa 30 milioni Ma e Luis Dzeko Adriano l'hai 18. preso a 8. Ma Luis Adriano sta facendo come Dzeko, né più né meno. Hanno No, fatto un mercato un po' non è che sta convincendo all'opposto, proprio. Quando gioca Luis Adriano segna, quando gioca. E se Solo non lo che fa poi, giocare ci sarà ma un perché motivo. c'è stato il problema che secondo Mihajlovic, poi bisogna capire se ha ragione o no, Mihajlovic continuava a sostenere che avendo gli attaccanti infortunati uno lo tiene in panchina perché nel caso di Sì, necessità ma comunque poteva se vai a vedere il recarlo. curriculum di Adriano non è che viaggia 20 gol all'anno, anche No, no, lui se vai a 8, vederlo 9, 10. torniamo a Milano però, Dopo i andiamo a gol li parlare. fanno, ne andremo a parlare anche di Milano naturalmente. Torniamo a Milano però sull'altra sponda, parliamo Esatto. dell'Inter che cerca conferme per restare al vertice della classifica, anzi sorpassare il Napoli che ha rubato la vetta proprio in occasione Esatto. dell'ultimo scontro di lunedì proprio contro l'Inter che comunque ultimamente ha dato le conferme di essere una squadra che ha la possibilità di fare veramente bene in questo campionato. Riuscirà a dare ulteriori conferme questo Contro weekend? il Genoa. Sì, contro il Genoa, infatti. Cioè, lo so che poi mi tiro le ire dei tifosi interisti, però io Vabbè, tanto sei milanista, già a è la prima volta in vita prescindere. mia che vedo una squadra che perde uscire come se avesse vinto. Perché comunque hanno fatto una buona Cioè, partita, è stata una bella partita, l'Inter ragazzi, ma ha se andiamo fatto a una buona vedere la prestazione. partita Napoli-Inter, cioè, per i primi 60 minuti l'Inter non ha visto la palla. Dopo il Napoli è calato palesemente, poi bisognerebbe analizzare. Beh, il gioco del calcio è anche questo, alla Sì, fine. bisognerebbe analizzare. Ma è come dire Roma-Juventus. Ah, che sfortuna la Juventus! Ma la Roma l'ha stradominata fino a 10 minuti dalla fine. Poi gli ultimi 10 minuti sono stati della Juventus. Parliamone, cioè, bisognerebbe analizzare il Napoli. Il Napoli, sinceramente, tutti hanno detto: ma ha sbagliato i cambi Sarri. Ma se tu ti giri i due giocatori migliori che hai, che sono Gabbiadini e Mertens, sono infortunati e non ce li hai più in panchina, è difficile
cioè far entrare Maggio e sperare che faccia il lavoro di Insigne. È proprio, cioè, dura come situazione. È normale che poi il Napoli sia calato. Poi, ripeto, c'è anche chi sostiene che le squadre italiane, quando sono in 10, pensano di aver già vinto e arretrano il baricentro. Questo io non, a me non piace pensarla così. È un punto di domanda per Jacopo. Esatto. Intanto c'è un giocatore dell'Inter che si sta scaldando, cioè non in questo momento, ma probabilmente domani, dovrebbe giocare Palacio, che ha detto: se vinciamo qualcosa quest'anno io mi taglio la trenza. Finalmente. Luca, che devo segnalare, il parrucchiere o sì, no, cosa, no, qual è il commento che dovrei no, ah, insomma, cioè un giocatore che può tornare che utile all'Inter anche in una partita contro il Genoa. Beh, lui, ma allora tutto si può dire di Mancini, tranne che quest'anno sotto il profilo tattico lui non abbia studiato bene le cose, oh, e anzi ha ottenuto dei grandi risultati proprio considerando quell'aspetto. Quindi se farà giocare, visto che Icardi sta attraversando una fase di involuzione, esatto, probabilmente vuol dar fiducia a Palacio un po' per spronare questo giocatore a, anche se secondo me i problemi non sono soltanto di Icardi ma un po' di tutta la manovra. Poi tornando al discorso di Jacopo, perché l'Inter è uscita bene dalla partita, perché comunque sull'1-0 in 10 uomini dopo il 2-0 la gente pensava al tracollo, a 3-4 gol, oppure, e invece l'Inter ha fatto una grande reazione, alla fine avesse pareggiato non avrebbe rubato, sì, assolutamente. Non avrebbe detto niente nessuno, anche uscire, perché poi quei due pali all'ultimo. Poi ho letto, però, commenti, non di tifosi. Beh, viene premiata la reazione. Nonostante questa sconfitta, l'Inter arriva, diciamo, dalla sconfitta contro il Napoli, però come ha detto giustamente Jacopo, sono usciti tutti a testa alta, tutti gioiosi, anche nonostante la sconfitta, sono comunque rimangono ad un punto dal primo posto in classifica. Marco, loro sanno e sono convinti appunto di aver giocato un'ottima partita, quindi arriveranno comunque con una carica alla gara di domani contro il Genoa, appunto. Sì, premesso che non sono d'accordo con Jacopo, ovviamente, mi pare, perché se una squadra va a pressare come ha fatto il Napoli per non far giocare l'Inter e viene raddoppiata, è andata in tutti i posti del campo, la partita dura 95-96 minuti, sì, è logico sperare che poi questa squadra possa anche calare, se non trova un contropiede o se non trova Higuain che fa un'altra prodezza. Oh, a meno che non si trasformi in Barcellona. Esattamente per l'Inter, parata da Handanovic, perché l'ha fatta anche una gran parata anche Handanovic. Questo è vedere, secondo me, la partita. Perciò poi non è vero che non ha fatto assolutamente nulla neppure il primo tempo. È stata dominata, però ha tenuto il campo. A differenza di tante altre squadre che mi risulta che col Napoli sono state letteralmente cancellate. Sì, cioè, ma io non ho... C'è un po' di violenza. Non è Milan. Io non ho detto che no, Milan... non alludevo solo il Milan. Io non ho detto che Milan ha fatto bene. Però se vai a vedere, cioè, se vai a vedere, visto che vogliamo fare il giochino Milan-Inter, se vai a vedere il derby d'andata... Anche la stessa Juve è stata annullata. Proprio con me non interessa niente. Ma se vai a vedere, però se vedi le partite di calcio e una squadra in 10 ti prende due pali clamorosi e ha fatto una parata a Reina strepitosa, ancora più difficile di quella di Handanovic, e non riesci a dire che la squadra è chiaro che ha perso, ma Napoli è forte, il problema è che è Napoli uscita. È la più forte del campionato, a mio giudizio. No, perciò, ma non è quello, cioè io non sto levando dei meriti all'Inter, ma uscire, dice, praticamente finita la partita, se leggevo con giornalisti dire trionfo cosa? Chiudiamo questa parentesi dicendo una cosa. Se c'è una squadra che non gode buona stampa è proprio l'Inter, anche televisivamente, esatto, parlando, vedi Mediaset, perciò neppure questo è vero. Chiudendo un attimo questa parentesi, Jacopo, ti faccio vedere i tweet dei vari giornalisti. Jacopo, chiudiamo la parentesi sorridendo. L'ha detto il presidente del Napoli e gli altri. Contro il Napoli gli è mancato l'indice PDO. All'Inter gli è mancato l'indice PDO. È calato tantissimo. È calato tanto. Una partita gli è mancata. Vabbè, però intanto quando cominciamo due palle. Probabilmente doveva riequilibrarsi, aveva un indice PDO. Ragazzi, proprio ieri, non sono stato io, è stato, cioè, gira su Facebook, è stato a vederlo, un video che, con Mancini che si lamenta del fatto che è stato sfortunato contro il Napoli, che poi è vero, perché comunque prendere al 95esimo due pali non è certo fortuna. E poi li fanno vedere di fianco, beh, ovviamente sapete come sono i tifosi, tutti i pali che hanno favorito quest'anno l'Inter.
Cioè, vabbè, allora dicono, sono... ma, e gli dicono, Mancini, guarda un po' tutte le partite. Vabbè, in questi ultimi quattro minuti vorremmo parlare, esatto, vorremmo parlare anche di altre due partite, anche se abbiamo pochissimo tempo, del Napoli, che appunto è solitario in vetta alla classifica e va a giocare a Bologna. Incontra il Bologna e vabbè, insomma, partita relativamente facile sulla carta, però c'è... Bisogna stare attenti. Sì, esatto, bisogna stare attenti perché comunque la squadra di Donadoni arriva da una sconfitta, magari inaspettata, però sempre una sconfitta, e ricordiamo che Donadoni ha esordito col Bologna e ha fatto molto bene. Può rivelarsi, cioè, può esserci qualche sorpresa in questa partita? No, niente. No, Jacopo, no. Secondo Jacopo no. Luca? Difficile. No, per me sarà, non è così semplice, anche perché il Napoli in trasferta non è come quando gioca a San Paolo. Io l'ho vista a Verona nel match prima con l'Inter, ha fatto grande fatica, poi ha trovato il gol con un numero di Insigne, ma fino al 60esimo ha fatto, diciamo, la figura, non dico la figura che ha fatto l'Inter col Napoli, ma insomma non riusciva a sbloccare la situazione, è una partita equilibratissima. Però l'hai detta. No, trova il numero di Insigne, trova il numero di Higuain, c'è sempre i giocatori che ti risolvono la partita. Certo, è logico, se c'è quei giocatori là c'è poco da fare, i giocatori fanno la differenza. Rama poi vince, perché Marco, ha troppi giocatori molto forti. Sarri è un allenatore molto intelligente, molto preparato, fa sempre, quasi sempre, i cambi giusti e azzeccati, sa gestire benissimo la squadra, perciò è chiaro che troverà un Bologna agguerrito, ma alla fine i tre punti li prende. C'è troppo divario tecnico tra le due squadre. Certo, certo, mentre... sono una classifica di mezzo, esattamente più o meno come Milan e Carpi, che si sfidano domenica sera a Carpi alle 20.45 e Jacopo altra partita. Di qui, insomma, non Milan non deve molto... vincere, l'unica sua speranza se vuole continuare a rimanere un minimo in corsa. Soprattutto il Milan ha un vantaggio adesso, ha un calendario oggi alla portata, no, favorevole, un calendario che dovrebbe tutto fino in discesa. Alla partita contro il Bologna deve vincerle tutte, perché a Carpi, Frosinone, Verona e Bologna, in teoria una squadra come Milan deve vincerle tutte. E poi la Roma, no? Sì, poi la Roma, però la Roma, dicevo, sarà un'altra storia. Infatti, però ad oggi... Se dovesse vincerle tutte... La più difficile era la Sampdoria, si diceva, nelle famose tabelle. La più difficile è la Sampdoria. Adesso deve vincerle tutte. Anche Mihajlovic si era augurato di vincerle tutte, insomma, di arrivare a punteggio. Insomma, parliamoci chiaro, se lascia punti in questo filotto è un fallimento totale. Certo. Luca, la quarta, quinta volta che sento parlare di fallimento totale per il Milan. Luca, la realtà, partita la semplice quella contro il Carpi. Semplice no, perché Carpi in casa è una buona squadra, eh. Ha dato filo da torcere a Napoli, ha dato filo da torcere all'Inter, quindi c'è Borriello in forma, volendo. Sì, dovrebbe partire dalla panchina, sembra che lui faccia giocare il 4-4-1-1 con Bakogu da solo, quindi 4-4-1-1 che diventa un 4-6-0 alla fine. Per cui non sarà semplice, non sarà semplice. Io credo che il Milan alla fine prevalga, ma metterei la doppia, pari 2. Quindi... Marco, a proposito dei pronostici? Ma qui dovrebbe vincere il Milan, il calendario è favorevole, è vero, è stato detto, ma lo pretende anche Mihajlovic, giustamente. Certo, ma allenando il calendario, però bisogna stare attenti perché queste squadre qui, quando giocano in casa, questa come quella al Frosinone che ci sarà poi, poi c'è di mezzo il turno Sampdoria-Milan di Coppa Italia, perciò sono tante piccole cose che non è poi... Sì, il calendario è favorevole, evidente, l'ha detto anche lui che vuol fare 10 punti. 10 punti vuol dire praticamente vincerle tutte, perché 11 non le puoi fare neanche, o li vinci tutte o li... Cioè, anche se il Milan è una decaduta, comunque il Milan deve almeno puntare a vincere, come dicevo prima, di Milan Crotone. Certo, ma poi ha vinto. Vabbè, noi siamo... dopo i 90 minuti noi siamo in chiusura. Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, Jacopo Galvani, grazie a voi, Luca Di Benedetto, grazie a tutti, buonasera. E Marco Vasoni, grazie, buonasera, grazie Nicola, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima e vi auguriamo un buon weekend e soprattutto un buon spettacolo. Grazie Emanuele, grazie a tutti voi tifosi, contattateci sempre al numero 392-9585-364 o all'hashtag Altro Studio Sport. Noi vi auguriamo un buon weekend e un buon campionato. Silvani,
Fragrances and Cosmetics, il marchio italiano della cosmetica di lusso. Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano.